Ciao a tutti, oggi facciamo una ricetta dal sapore estivo, una bella crostatina con base di frolla al cocco con dentro un biscuit al cocco, un cremoso esotico, ganache al cioccolato e che cosa, una bella meringa al cocco. Siete pronti? Sono nato pronto. Iniziamo dalla frolla. La frolla me la sono già preparata, non è altro che una frolla classica con aggiunta di farina di mandorla e farina di cocco, sempre il sale. La ricetta la trovate anche nel mio blog, ok? L'ho preparata, l'ho stesa tra due foglie di carta da forno e questo è il risultato, ok? C'è anche una scorzettina di lime che è perfetta. Per preparare gli stampi, questi sono stampi microforati, basta prendere un pochino di burro morbido e andiamo ad imburrare il nostro stampo sul bordo, così. Questo serve per far attaccare la frolla, per diventare bella bella croccantina e poi si stacca anche meglio dallo stampo. Questo qui è un passaggio fondamentale per quando si utilizza uno stampo microforato, sia che sia in metallo che sia come questo. Frolla stesa, raffreddata, prendiamo il coltello e facciamo delle strisce più alte dell'altezza. Quindi stiamo leggermente più da larghi e iniziamo a foderare la nostra frolla. Così, mettiamo dentro. Chiudiamo, premiamo bene sui lati e leviamo l'eccesso. Coppa pasta, coppiamo, mettiamo dentro al centro e premiamo delicatamente sui lati. Ok, deve essere leggermente più piccolo perché poi in cottura si allarga, la frolla gonfia. Con il coltello andiamo a eliminare l'eccesso, quindi pareggiamo il nostro stampino, così. Premiamo per bene sui bordi, come sempre. La frolla avanzata può essere presa, ok, e ristesa nuovamente. Queste qua vanno in forno 180 gradi, forno ventilato, per circa 15-18 minuti. Dipende dal forno che avete. Se vedete che cuociono un pochino troppo, potete abbassare il forno e cuocerle più a lungo, ok? Andiamo in cottura. Mentre le microstatine sono in forno, andiamo avanti con la crema inglese. Mi sono anche preparato un biscuit al cocco che dopo vi faccio vedere. La ricetta, come sempre, la trovate sul mio blog. Ma adesso parliamo di questo cremoso. Cremoso esotico con banana e mango. Ok? Come si fa? Così, semplice. Un cremoso non è altro che una crema inglese con aggiunta di frutta in questo caso, ok? Quindi si parte sempre da un pentolino. In un pentolino vado a mettere le mie puree di banana e di mango. Succo di lime, panna liquida, tuorlo e di solito si mette anche lo zucchero. In questa ricetta non mettiamo zucchero perché già la banana e il mango hanno la parte zuccherina che serve per fare questa ricetta. Crema inglese, non rimane altro che mescolare tutto e se vedete io non ho messo sul fuoco ancora. Adesso andiamo ad 85 gradi. Quando arrivo ad 85 gradi verserò sul mio beaker con cioccolato bianco e burro di cacao fuso. Non c'è gelatina, quando si fa un cremoso invece c'è molte volte la gelatina. In questo caso con il cioccolato bianco e il burro di cacao eliminiamo la gelatina del tutto. Accendiamo il nostro fuoco e arriviamo a 85 gradi. Lo senti l'odore della banana e del mango? Perché c'è un odorino qua dentro che, guarda, veramente, c'è un'acquolina in bocca. Che dici? Spettacolo! Ti piacerebbe assaggiarlo, invece ti tocca solo guardare. Questo lo assaggio io dopo. Arrivati a 85, versiamo al di sopra del cioccolato e burro fuso. Andiamo a emulsionare il tutto con un blender ad immersione. Andiamo dentro. Il nostro cremoso è pronto, adesso due sono le soluzioni. Una la lasciamo raffreddare in frigorifero per almeno una mezz'ora. L'altra, come faccio io, è prendere lo stampo e andare direttamente a colare. Versiamo nello stampo semisfera e andiamo in raffreddamento o in freezer o in frigorifero per qualche ora.
meglio nel freezer, così almeno è più semplice da rimuovere. Andiamo in freezer, nel mio caso in abbattitore, per 10 minuti, 15 minuti e questo lo rimuovo subito. Mentre le mie crostatine sono in forno e il mio cremoso sta raffreddando, vado avanti con la ganache di cioccolato. Ganache di cioccolato è la cosa più semplice che c'è. Panna a bollore, si versa sul cioccolato, ecco fatta la ganache. Emulsioniamo con una frusta. Quindi cioccolato. Per facilitare il tutto lo sciolgo leggermente in microonde, basta 30-40 secondi così diventa più morbido. Metto nel pentolino la mia panna. Fuoco non troppo alto. Eccoci qua, basta poco. Vedete? L'ho ammorbidito, bolle. Spegniamo il fuoco, versiamo tutta la panna sopra ed emulsioniamo con la frusta. Una ganache perfetta deve essere bella lucida e bella morbida, come questa, guardate. Adesso questa la andiamo a versare al di sopra delle nostre crostatine. Crostatine pronte, eccoci qua. Ganache raffreddata, crostatine raffreddate, biscuit pronto e coppato. Troverete la ricetta del biscuit sul mio blog. Andiamo ad assemblare. Mettiamo il biscuit sul fondo. Questo rimane molto umido, questo biscuit è morbidoso, tutto senza glutine. Importante. Andiamo a mettere la nostra ganache sopra e poi andiamo in abbattitore. Ho già acceso l'abbattitore. Tagliamo la sacca a poche. E andiamo. E riempiamo con questa ganache al cioccolato fondente. Battiamo delicatamente le nostre crostatine, leviamo le bolle d'aria e andiamo in abbattitore. Andiamo avanti con la nostra ricetta, ma prima di tutto leviamo la sacca a poche con la ganache che mi si è anche rovesciata. Tutto pancarta, pulitina. Importante lavorare nel pulito, sempre. Dunque, abbiamo crostatina pronta, cotta, farcita con dentro il biscuit al cocco e sopra la ganache al cioccolato. Andiamo a mettere che cosa? Al di sopra il nostro cremoso, la nostra semisfera di cremoso. Però prima di tutto devo fare che cosa? La mia meringa al cocco. In questo caso facciamo una meringa al cocco leggermente diversa dal solito. Che cosa facciamo? Acqua in un pentolino, purea di cocco. La purea di cocco c'ha dentro all'incirca un 10% di zucchero, quindi ho eliminato lo zucchero e ne ho messo un pochino meno. Zucchero semolato, sempre nel pentolino, e facciamo la meringa italiana. Planetaria, albume. Questo lo accendo. Ok, questo deve arrivare a 121 gradi. Nel frattempo iniziamo a montare la nostra meringa. Quando inizia a schiumare, buttiamo una parte di destrosio, finiamo quando acqua, zucchero e purea di cocco arriva a 115. Quando inizia a schiumare così, buttiamo il nostro destrosio a pioggia. Quindi andiamo più piano. E adesso montiamo per bene. ...119, 120, 121. Adesso a filo facciamo questo. Mentre la meringa continua a raffreddare, vado avanti con la decorazione. Che cosa mi serve? Mi serve il mio pepe rosa, che eccolo qua, con un setaccio. Praticamente faccio dei petali di pepe rosa, tutto pannocarta, e vado a mettere i petali rosa, petali di pepe rosa al di sopra. Basta passare delicatamente così. Abbiamo il pepe rosa, mi sono preparato un pochino di gelatina neutra, vado a versare dentro i petali, così mescoliamo e praticamente qui andiamo a glassare
le nostre semisfere esotiche di cremoso esotico. Vedete, bello? Il peperoso è molto delicato, va molto bene con un frutto esotico, va molto bene con il lime, e in questo caso darà questa piccantezza leggerina che è perfetta con questo dolce. Riaziono, prendo dall'abbattitore le mie semisfere e poi andiamo a finire il dolce. Eccole qua. Andiamo a finire le nostre crostatine. Meringa italiana al cocco. Quando una meringa all'italiana al cocco, o una meringa italiana in generale, è fatta bene, deve essere così, lucida, bella. Vedete? La nostra meringa, ci assicuriamo che è bella, incorporata e raffreddata. Bella, molto bella. E andiamo a decorare il nostro dolce. Quindi, sac à poche. Meringa al cocco, metto la crostatina al centro e faccio questo, ok? E vengo via. Eccola qua, primo fiore, prendiamo poi una fiamma e sfiammiamo delicatamente, così diamo questo abbrustolito, no? Sapore leggermente amarognolo alla nostra meringa, che è al cocco, sì, però sempre rimane dolce. Faccio questo. Do una sfiammatina, così, alla mia meringa. Sul sopra, non sulle punte, perché la meringa, una volta che sente il calore, gonfia. Voilà. Questa è una, andiamo a fare anche le altre. Eccoci qua, le nostre crostatine sono pronte e decorate, le spostiamo su di un disco. Ce ne vanno tre, la quarta me la mangio io, capito? Dai, lasciamene un pezzetto! Geloso, eh? Benissimo, le mie crostatine esotiche sono pronte con la meringa al cocco e il cremoso. Spero che vi sia piaciuta e, come sempre, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!